In 30 avrebbero percepito il reddito di cittadinanza pur non avendone diritto perché detenuti in carcere o perché con familiari detenuti. Li ha scoperti la Guardia di Finanza di Foggia e tra questi figurano anche soggetti sottoposti a misura detentiva per i reati di associazione a delinquere, di stampo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, rapina ed evasione. La concessione del sostegno economico è subordinata a una serie di requisiti di reddito e patrimonio e di compatibilità che i nuclei familiari devono possedere al momento della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio. Tra questi, il fatto di non essere sottoposti a misure cautelari personali di chi ne fa richiesta. Se ad essere sottoposto a detenzione invece un componente del nucleo familiare del richiedente, allora il sostegno economico è ridotto secondo parametri prefissati. I finanzieri, studiando la posizione di 169 soggetti, ne hanno individuati 30 che hanno indebitamente percepito il reddito di cittadinanza. Tre di questi hanno presentato direttamente la domanda mentre erano in stato di detenzione carceraria. Altri 12 invece non hanno comunicato di essere entrati in carcere. Altri ancora non hanno comunicato la posizione del familiare in carcere e hanno percepito la somma intera. Tutte le posizioni illecite sono state segnalate all'INPS e denunciate alla Procura della Repubblica di Foggia. Il totale delle somme indebitamente elargite, di cui si è proposto il recupero, ammonta a circa 200.000 euro.